come vedete, di una disabilità importante. Quando ho fatto richiesta agli assistenti sociali, al comune, per avere l'assistenza indiretta oppure l'assistenza domiciliare, mi è stata proposta di 4 ore a settimana. Chiaramente nelle mie condizioni è praticamente inutile. E magari farmi alzare, vestire, lavare una mattina e le altre 6 no. Ho rifiutato perché nella inutilità di quelle poche ore ho preferito fossero donate, non so neanche se è possibile, ma ho preferito che fossero donate a qualcun altro per avere almeno un'assistenza dignitosa, quella che io con 4 ore non avrei potuto avere. Giuseppe vive da solo alla Dispoli, un comune vicino a Roma, ma appunto non riceve alcuna assistenza dal pubblico. E nella sua situazione si trova, secondo l'Istat, un disabile grave su 2. Giuseppe per questo motivo deve pagare privatamente una persona. Ad offrire un'assistenza a chi è in difficoltà è il comune di residenza. La persona disabile dovrebbe poter scegliere tra una forma di assistenza diretta, cioè fornita dalle cooperative, e una indiretta. In questo secondo caso è il disabile ad assumere direttamente il proprio assistente e a pagarlo grazie al budget che il municipio mette a disposizione. Maura Peppoloni è stata tra le prime a Roma che ha fatto valere il diritto a gestire in modo autonomo la propria assistenza, come prevede la legge 162 del 1998, e a rinunciare al servizio delle cooperative. Almeno a me non piaceva più come lavoravano. C'era un turnover pazzesco di assistenti. Quindi ci siamo messi insieme e abbiamo, come dire, inventato l'assistenza in diretta, ossia abbiamo voluto che la spesa che il comune erogava alle cooperative per ognuno di noi venisse dato a noi. Quando intervistiamo Maura, con lei c'è appunto anche la sua assistente, Monia. A livello affettivo dipende moltissimo, perché non lo fai come quando fai un altro tipo di lavoro, cioè che vai e poi vai via, insomma, finito il tuo orario di lavoro. È una bella esperienza, impegnativa, però è una bella esperienza. Ci troviamo bene, ormai sono rientrata dopo una malattia, quindi... Sì, infatti, è ovvio, quando una persona è valida, si riprende. Forse io ero antipatica, lei non tornava, insomma, è ovvio. Noi siamo stati i pionieri, poi una volta iniziato abbiamo portato dietro altre persone. Ovviamente. Secondo i dati del Comune di Roma, nel 2014 i disabili che hanno usufruito dell'assistenza indiretta sono stati 815, a fronte di circa 3.700 persone assistite tramite le cooperative. Con l'indiretta, in pratica, è la persona disabile a diventare il datore di lavoro dell'operatore che la assiste. Secondo noi, soprattutto, e per le persone con disabilità motoria o sensoriale, il modello dell'assistenza domiciliare è superato, perché è strutturalmente più rigido, ovviamente, perché l'organizzazione, pur con tutta la buona volontà, deve incastrare i turni, le cose. Invece in questo caso la persona si riorganizza direttamente col suo operatore, diventa più flessibile, perché la persona può decidere di cambiare insieme in accordo all'operatore i turni, gli orari, le mansioni, le attività. Per tanti anni, l'unico servizio offerto è stato quello delle cooperative. Diciamo, il discorso della vita indipendente è un discorso abbastanza recente. E poi ecco, c'è anche un discorso di, a livello politico, le istituzioni hanno sempre favorito le cooperative.
perché c'è un discorso di clientelismo. In realtà spesso sono proprio i problemi con le cooperative a spingere la persona disabile a scegliere l'indiretta, come è successo a Deborah, che però ha dovuto aspettare 2 anni prima di ottenerla. 3 anni fa io ho avuto mia mamma che è stata poco bene, per una settimana insomma è stata in ospedale, io praticamente mi sono sentita persa con l'assistenza con la cooperativa, avevo bisogno di qualcuno. La cooperativa mi ha risposto no. Nonostante avessi portato documentazione medica di mia madre e tutto, da lì ho detto, ah sì? Allora facciamo questi altri passi. Da lì mi sono autodeterminata ancora di più e ho detto, no, faccio i passi per l'indiretta. E devo dire che sono proprio contenta. Diciamo che già in un mese ho cambiato la mia qualità di vita. Con l'indiretta, Deborah è passata da 6 ore di assistenza alla settimana a 25. La sua assistente è Luisa, che prima lavorava per una cooperativa. Il comune denominatore che sicuramente c'è tra l'assistenza diretta e indiretta è questo, appunto, è la sfida che ti si pone davanti nel momento in cui tu devi affrontare o confrontarti con un modo di vivere la vita che è completamente alieno dal tuo. La cooperativa ha, diciamo così, è il vertice di questo rapporto a tre. Invece l'esperienza dell'assistenza indiretta questa cosa non c'è, perché sei tu direttamente con l'assistito appunto affrontare il lavoro di tutti i giorni, ma non soltanto, anche a progettare un lavoro. Quindi certo non mancano le difficoltà, come appunto i tempi d'attesa lunghi e i rimborsi non sempre puntuali da parte del comune, che possono trasformare la scelta dell'indiretta in un percorso ad ostacoli. Ad aiutare le persone con disabilità nella ricerca di una vita indipendente è la cooperativa Vita Nova, convenzionata con il Comune di Roma. In pratica, il loro lavoro consiste nel mettere in contatto assistenti e disabili. Lavoriamo in parte per il Comune di Roma e in parte per l'AVI, che è questa agenzia per la vita indipendente, che ci ha fondato, ci ha creato, insomma, come suo braccio. Quindi loro sono la mente e noi il braccio operativo. Molti municipi danno il loro budget ogni 2 mesi oppure ogni 3 mesi. La logica vuole che nasce come rimborso, quindi all'avvio dell'assistenza indiretta gli utenti spesso devono pagarsi i primi 3 mesi o due devono pagarsi da soli, e questo spesso è un problema per tantissimi. Noi sappiamo che ci sono dei municipi più illuminati e dei municipi che lo sono meno, non perché ci sia una richiesta inferiore, no. Quindi questo un po' dipende da quanto gli assistenti sociali sono sensibili all'assistenza indiretta, perché il monopolio dell'assistenza oggi è comunque da 20 anni, forse anche di più, nelle cooperative. Beh, come tutte le cose ci sono i pro e i contro. Io personalmente mi sento come se mi dicessero hai scelto l'indiretta, peggio per te, nel senso che a volte siamo quasi penalizzati noi che abbiamo l'indiretta. Contate che io, la cifra che danno a me è ferma al 2005, mentre invece i contratti che io sto facendo sono aumentati, i contributi sono aumentati e ce lo rimettiamo noi, di tasca nostra. E quando magari alle cooperative aumentano, ma devo dire nessuno di noi si è pentito della scelta, perché veramente l'indiretta aiuta veramente a dare vita indipendente alle persone con disabilità.